Cinque amici, si salvano miracolosamente da un naufragio e approdano su di un'isola deserta. Rimettere i piedi su una terra ferma, per i nostri uomini è un ritorno alla vita. La provvidenza aiuta i nostri amici. L'isola è ricca e generosa, e alcuni greggi di animali selvatici la abitano. Francesco, Paolo, Giacomo, Enrico e Tommaso potranno mettere a frutto le proprie competenze per sopravvivere aiutandosi l'un l'altro. I nostri uomini si mettono allacremente al lavoro. All'inizio la vita non è facile, ma, stagione dopo stagione, il patrimonio dell'isola si accresce. La ricchezza non è in oro, denari, o prodotti finanziari. La loro vera ricchezza è costituita da cibo, bestiario, case, campi produttivi, animali addomesticati per il latte, le uova. Tutto ciò che serve per un buon sostentamento, la salute e la vita, in attesa di una possibilità di ritornare a casa. Nel corso di una delle frequenti riunioni, emerge il disagio comune creato dal loro primitivo sistema economico basato sul baratto. Essi convengono che disporre di un sistema monetario sarebbe certamente utile, ma si dichiarano tutti quanti incompetenti in materia. A malincuore abbandonano l'idea, ma il governo della loro isola pare risentire di tale lacuna. Una certa sera, mentre i cinque dibattono animatamente sul problema che li angustia, vedono una piccola barchetta con dentro una persona avvicinarsi alla loro isola. Si tratta di un sopravvissuto a un naufragio, tale Martin Golden. Ai cinque amici non pare vero quando apprendono che il nuovo arrivato è un banchiere, che si dice disposto a installare un vero e proprio sistema monetario sull'isola. Un angelo venuto direttamente dal cielo non avrebbe ispirato più reverenza. In paesi civilizzati non siamo forse noi abituati a inchinarci davanti ai banchieri che controllano le pulsazioni della finanza? Immediatamente gli isolani offrono al banchiere il meglio dell'ospitalità privilegi e lo affrancano da ogni obbligo lavorativo che non sia l'occuparsi del denaro dell'isola. Il banchiere Martin si dice obbligato e promette di svolgere al meglio il suo compito per stimolare la prosperità comune. Tra il materiale salvato dal naufragio vi è tutto l'occorrente per la stampa del denaro e, soprattutto, un barile che Martin afferma essere pieno d'oro. Non sarà. Però l'oro a circolare, dichiara Martin Golden. L'oro sarà l'anima nascosta della moneta sana che circolerà sull'isola. I cinque amici sono incantati, affascinati, giurano fedeltà al nuovo venuto. Quando i cinque si ritirano, stanchi, commossi, felici, trasognanti per andare a dormire, il banchiere seppellisce il barile in un luogo segreto. Poi stampa banconote per un totale di mille dollari, come convenuto con i suoi ospiti. La mattina seguente, cinque mucchietti di banconote erano là sulla tavola. Prima di consegnare il denaro agli amici, Martin disse che il denaro è garantito dall'oro di sua proprietà, per cui anche la moneta è di sua proprietà. Egli avrebbe prestato il denaro, gravandolo di interessi all'8%. Il denaro è merce rara, anzi non esiste sull'isola, per cui il contratto è ragionevole. Prima di consegnare il denaro, sottopose ai cinque un documento di impegno alla restituzione del capitale e degli interessi dopo un anno. Colmi di gratitudine gli amici firmarono il contratto, ritenendolo di buon senso e decisi ad aumentare le ore di lavoro per mantenere l'impegno assunto con il banchiere. A quel punto, Martin consegnò 200 dollari a ognuno degli isolani. Il denaro circolava nell'isola moltiplicando gli scambi, il lavoro, la produzione e tutti portavano rispetto al banchiere Martin. Tommaso, però, era inquieto, qualcosa non gli tornava. Si mise a fare dei conti. Il denaro circolante era sempre lo stesso, ma la distribuzione era sbilanciata. Qualcuno non avrebbe potuto restituire il prestito e gli interessi. Anche considerando gli isolani tutti insieme, come avrebbero potuto restituire 1080 dollari a Martin se il denaro circolante complessivamente rimaneva di soli 1000 dollari? Il denaro poteva essere stampato solo dal banchiere, per cui era oggettivamente impossibile reperire gli 80 dollari per gli interessi. Quelli che dispongono di abbastanza denaro possono rimborsarlo per se stessi, senza preoccuparsi degli altri. Molti cadranno subito, altri sopravviveranno. Ma, il turno degli altri verrà, e il banchiere prenderà tutto. Dunque, tanto vale riunirsi tutti per regolare quest'affare socialmente. Tommaso non ha difficoltà a convincere gli altri che Martendi ha imbrogliati. Tutti si danno appuntamento dal banchiere. Ovviamente Martin li attende ben consapevole del loro stato d'animo. Mantiene la calma e il viso buono. Di fronte alle recriminazioni degli amici, egli risponde. E l'interesse, miei buoni amici. Non è forse cresciuta la vostra produzione? I cinque spiegano affannati che, certo, la produzione è aumentata ma il denaro rimane nella stessa quantità. Per cui, nonostante il maggior lavoro e la produzione superiore, non è possibile rimborsare gli interessi. Fingendo comprensione, Martin afferma che i banchieri hanno a cuore il benessere pubblico. Per cui, chiede solo la restituzione degli 80 dollari di interessi e lascia il capitale nelle mani degli isolani. A domanda, però, egli precisa che non è nella natura dei banchieri rimettere i debiti. Per questo motivo, se in futuro i debitori saranno puntuali nel rimborsare gli interessi, egli non li incalzerà con la richiesta del rimborso del capitale. Il banchiere suggerisce di fondare una nazione ed istituire un sistema di tassazione, in modo recuperare di più da coloro che sono più facoltosi e di meno da quelli che sono poveri. In questo modo la nazione potrà rimborsare complessivamente ogni anno gli interessi e procedere senza problemi. I nostri uomini rincasano metà calmati e metà pensierosi. Il banchiere, ormai posseduto dallo spirito della struttura bancaria, gongola in estasi al pensiero di divenire il proprietario dell'isola mediante il controllo del sistema monetario. Nella sua mente risuonano le parole del suo maestro. Datemi il controllo del denaro di una nazione e io me ne infischio di chi ne fa le leggi. La situazione sull'isola peggiora. Anche se la produzione aumenta, gli scambi diminuiscono, gli abitanti sono sempre più poveri e devono lavorare di più per pagare le tasse crescenti, destinate soprattutto al rimborso degli interessi sui prestiti del banchiere Martin. È arrivata la depressione, non solo per quanto riguarda l'economia, ma anche e soprattutto nell'animo degli abitanti dell'isola dei naufraghi. Un certo giorno, Enrico realizza che il presunto progresso apportato dal sistema monetario del banchiere, in realtà ha rovinato tutto. Per questo motivo, raduna gli amici per organizzare un nuovo incontro con Martin e trovare una soluzione a un sistema monetario che ritiene essere più putrido dell'etame della sua stalla. Questa volta nella casa del banchiere in Tempesta. Gli isolani si lamentano del debito e rimostrano con veemenza le proprie ragioni. Martin cerca di rendere merito al suo sistema monetario, quale motore dello sviluppo della ricchezza sull'isola. Il banchiere offre altro denaro a prestito, affermando che l'oro contenuto nel suo barile consentirebbe di stampare denaro per mille volte di più di quello che ha già messo in circolazione. Ma i nostri non vogliono che il debito aumenti ancora di più, mentre il banchiere lo difende a spada tratta perché, a suo dire, in tutti i paesi civilizzati è il barometro della prosperità. I cinque amici incalzano, affermano senza tentennamenti che un debito divenuto impagabile è assolutamente malsano. Martin, il banchiere, non arretra e insiste che i governi devono essere sottomessi ai banchieri, i quali incarnano la fiaccola della civiltà. Di fronte alla decisione degli isolani di ripudiare il debito e interrompere i rapporti d'affari con lui, Martin pretende il rientro dal debito, capitale e interessi. Ovviamente gli isolani dimostrano che ciò è impossibile e allora, il figuro afferma di voler sequestrare le loro proprietà, in virtù del contratto da essi sottoscritto. Il turpe banchiere sa che controllando il denaro si controlla l'isola, ma sa anche che non è sufficiente. Per mantenere il controllo, è necessario anche mantenere il popolo ignorante e divertirlo con cose superficiali. Ascoltando le conversazioni degli isolani, conosce le loro tendenze politiche e si è anche accorto che, da quando essi sono diventati suoi schiavi, litigano spesso tra fazione rossa e fazione blu. Il meno ideologizzato, Enrico, suggerisce un'unione degli elettori, pericolosa per ogni dittatore, al fine di risolvere una situazione ormai penosa per tutti. L'astuto banchiere allora stampa due bollettini settimanali. Uno dedicato a una fazione e un altro alla fazione opposta. La colpa del debito nazionale viene addossata su ciascun bollettino al partito contrapposto. In questo modo egli ottiene l'inasprimento del conflitto e della lotta tra le parti, e allontana i ragionamenti degli isolani dalle vere cause del loro malessere, ovvero lui stesso, l'infido banchiere Martin. Un bel giorno, Tommaso, ritrova una vecchia cassa in un'ansa, contenente un libro intitolato Primo anno verso domani. L'Odivore si illumina. Ecco ciò che avremmo dovuto sapere da molto tempo. Il denaro non trae affatto il suo valore dall'oro, ma dai prodotti che esso permette di comprare. Il denaro può essere una semplice contabilità di crediti, passando da un conto all'altro secondo gli acquisti e le vendite. Il totale del denaro in rapporto con il totale della produzione. Ad ogni aumento della produzione deve corrispondere un aumento equivalente del denaro. Ma interesse da pagare sull'emissione di denaro. Il processo rappresentato, non da un debito pubblico, bensì da un dividendo uguale per ciascuno. I prezzi, adeguati al potere d'acquisto per un coefficiente dei prezzi. Il credito sociale. Tommaso non si tiene più. Si alza e corre, con il suo libro, per rendere partecipi della sua splendida scoperta e i suoi quattro compagni. Tommaso si instaura come professore. Ecco, egli dice, quello che avremmo potuto fare, senza il banchiere, senza oro, senza firmare alcun debito. Per il sistema debito e per il banchiere è il tracollo improvviso. La piccola nazione è diventata creditista. L'indomani il banchiere Martin riceve una lettera firmata dai cinque. Signore, voi ci avete indebitati e sfruttati senza alcuna necessità. Noi non abbiamo più bisogno di voi per reggere il nostro sistema monetario. Noi avremo ormai tutto il denaro che ci bisogna, senza oro, senza debito, senza ladro. Noi stabiliamo immediatamente, nell'isola dei Nautraghi, il sistema del credito sociale. Il dividendo nazionale sostituirà il debito nazionale. Se voi tenete al vostro rimborso, noi possiamo rimettervi tutto il denaro che avete fatto per noi, non di più. Voi non potete reclamare quello che non avete fatto. Martena è in preda alla disperazione. È il suo impero che crolla. I cinque diventati creditisti, il mistero del denaro o del credito non esiste più, per loro. Cosa fare? Si chiede. Chiedere loro perdono, diventare come loro? Io, banchiere, fare ciò? No. Io cercherò piuttosto di non aver bisogno di loro e di vivere in disparte. Per chiudere la pratica con il disonesto Martin, i cinque ritrovati amici fecero un inventario dei suoi averi e gli fecero sottoscrivere un documento attestante di avere ancora tutti i beni che aveva con sé al suo arrivo sull'isola. A questo scopo l'ex banchiere dovette rivelare il nascondiglio del suo barile d'oro. Quando il contenitore fu dissotterrato, gli amici si accorsero che era troppo leggero per contenere dell'oro. Infatti, nel mentre che Marten se la dava gambe levate verso la boscaglia, lo sfasciarono scoprendo che al suo interno non vi era altro che pietre senza alcun valore. I cinque isolani si risvegliarono all'improvviso dal sonno della coscienza che li aveva tanagliati fino a quel momento. Si stupirono di quanto fossero stati creduloni e si meravigliarono di loro stessi. Come avevano potuto cadere in estasi di fronte a una vuota parola. Oro. Come avevano potuto cedere in ipoteca loro beni, in cambio di quattro pezzi di carta senza alcun valore. Come avevano potuto diventare nemici e lottare fra di loro, odiarsi vicendevolmente a causa di una tale demoniaca porcheria.